Ciao! Oggi andiamo a studiare uno dei riff di fiati più iconici dei Toto. Stiamo parlando naturalmente di Rosanna. Adesso andiamo a vedere da quale scala vengono prese le note che compongono questo riff. La scala è una scala pentatonica blues minore di Re. Re, Fa, Sol, Sol diesis o La bemolle, La, Do, Re. È importante fare questa scala su tutto il manico, in modo tale da avere la completa padronanza delle note che compongono la scala. Per chi ha 5 corde, naturalmente, si parte anche dal Re basso. Ora che abbiamo visto da quale scala arrivano le note del fraseggio dei fiati, andiamo a suonare il riff su vari punti dello strumento, sia in basso che in alto. Per saper padroneggiare bene un riff o comunque un fraseggio, un groove, affrontarlo sempre con il metronomo. Questo ci dà la stabilità, nel fraseggio e comunque più sicurezza nel suonarlo. Ora che abbiamo visto il riff da un punto di vista melodico e ritmico, dobbiamo cominciare ad applicarlo in vari altri contesti, per esempio contesti funk, blues, rock, fusion. Quindi quello che adesso andrò a fare è utilizzare le stesse note che compongono il riff dei fiati di Rosanna, cambiandolo ritmicamente in base alle esigenze del genere e provando appunto a creare qualcosa di nuovo. Thank you.
Thank you.